Silvio Fossati, al balcone del capo della Gabbianella. Ci prepariamo da piccoli, dobbiamo dare un'iniezione di DNA, perché da grandi si ricordino di questa bella esperienza e salgono ancora sui carri. Fate largo al carro, fate largo, fatelo passare. Quanti bei costumi, da tigre, da principessa, da pagliaccio, da gioiellino, da indiana, da zorro, da marinaio, da lupo, da pirata, da pecorella, quanti costumi, tante principesse. Di tutti i madoni, abbiamo già in arrivo il popolo della neve, direttamente da Costa Lunga, sono circa 60 figuranti, guardate che belli tutti del popolo della neve, bellissimi anche sabato sera. Niente panico, i giovani della Robbia hanno ritratto di loro tutti. Tanti amici, 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 tanti amici
più amate in ogni occasione del primo libro. Per augurare dei buon divertimento, vi invitiamo a seguire con calorosi applausi tutte le partecipanti, perché tra di loro potrebbe esserci una stella nascente. Buonasera! Buonasera a tutti qua. Tra non molto e tutto ciò fa sì che possiamo benissimo accontentare chiunque possa essere con noi, chiunque è con noi questa sera. Allora, una cosa fondamentale, perché questi concorsi sono caratterizzati dalla giuria, poi questa sera ci sono anche diversi interessi che naturalmente meritano di essere commentati, perché questa è una delle tappe del concorso che vuole valutare, vuole mettere insieme tutto ciò che è... tra Pacco e Venere, e adesso ad esprimersi su questa passerella sarà la ragazza numero 9, per lei non mancheranno certamente gli applausi. Più bella cosa non c'è, più bella cosa.
fare foto.